stato il derby del cuore. Emozioni prima di quello che hai visto in campo, le emozioni attuali. Antonio Guarnasciro, Antonio Guarnasciro, non prevedevo altro che questo, logicamente speravo in un risultato diverso. Speravo solo nel risultato diverso, ma non ho niente da recriminare, a parte dei piccolissimi episodi della mia squadra che è forte del fatto che lavora bene, quindi non c'erano dubbi che mettesse il cuore in campo. Quindi complimenti a loro per la vittoria, complimenti ai miei, per me è andato tutto bene, logicamente, escluso il risultato. Ecco, un gol da una squadra che un gol subito, per una squadra che segna tanto sul calcio piazzato, dal più basso probabilmente della squadra avversaria. Un motivo di distrazione, un motivo di blocco? No, non credo che sia falloso il gol. Loro non l'ho visto, lo rivedremo, ma non credo che qualcuno di miei abbia sbagliato per qualche movimento o qualcosa loro. Credo che sia stata una marcatura e un posizionamento sbagliato sul primo palo. Vabbè, ma ci sta. Se fosse stato un leitmotiv di tutta la partita subire il loro calcio piazzato, allora io mi preoccupavo, ma visto che è stato un caso, come è stato un caso l'altro ingresso in area loro. Quindi... Ecco, sei più arrabbiato per l'espulsione, per il presunto fallo o per il rigore? Non mi piace, non mi piace parlare degli arbitri in generale. Però non io voglio parlare dell'arbitro, diciamo, tu, dei miei giocatori. Tieni molto. No, c'era qualcuno. La coppa disciplinamente in passato da tutto Santagnello. No, ma sono contingenze. Oggi. Ecco. È una protesta lecita su un fuorigioco inesistente da parte di un calciatore che si riscaldava, era vicino al segnalino, avrà detto qualcosa che non doveva dire, ed è giusto così, però voglio dire, c'è anche il buon senso oltre il regolamento. Purtroppo ci sono due modi di arbitrare, noi facciamo categorie dilettanti e siamo abituati giustamente ad arbitri dilettanti come noi. Come io sbaglio formazione, oggi ho sbagliato formazione, come i miei giocatori sbagliano posizionamento, oggi sono sbagliato posizionamento, la terna sbaglio, come sbaglio tutte le terne pure quando vinciamo noi. Quindi ci sono dei modi di arbitrare un po' particolari. Io mi sono trovato spesso dall'altro lato in quanto ho giocato, fortunatamente, e l'anno scorso ho allenato una squadra di vertice. C'è un qualcosina che nel dubbio l'arbitro regala alla squadra più brava o assegna alla squadra più in alto in classifica. Quindi vuol dire, è tutto fisiologico per me. C'è qualcosina diciamo sulla bilancia che prende dalla loro parte, dalla disabilità, ma non mi sento di fare né una critica né di dare colpe all'arbitraggio per la squadra. Quali sono stati, secondo te, le pecche della tua squadra? Quali sono stati i punti di forza? Nel secondo tempo, nel primo Positano c'è stato anche un'inferiorità numerica, ha cercato di fare la partita, ha provato a rendersi pericoloso. Cifani continua ad essere determinante per il gioco che ha tutto il Positano. Cifani è un signor giocatore, è un top player per la categoria e questo lo sappiamo. Ce lo teniamo stretto, ce lo coccoliamo. Ce lo gestiamo anche quando purtroppo qualche volta non sta al 100%. In questo momento credo sia il miglior giocatore della categoria che ho visto io, quindi ce lo teniamo stretto. Per quanto riguarda il Sorrento e la gara in generale, credo che 2-0 con una squadra costruita per vincere, il nostro livello credo che si siano solo rivelati effettivamente le potenzialità delle due squadre. Ci sta la sconfitta con la prima classifica, onore al Sorrento che è riuscito a violare questo campo, ma a battere soprattutto noi che dentro e fuori avevamo fatto un filotto così lungo. Quindi noi ripartiamo, speriamo di ripetere l'insieme di risultati che abbiamo fatto da quando sto qua, ma anche nelle passate di gestioni mie, anche a Sant'Agnero riusciamo a fare 14 risultati. Quindi diciamo che la continuità per le squadre di media classifica è la cosa più importante, quindi noi puntiamo a quello, a dare filo da torcere a tutti, come credo sia stato anche per il Sorrento oggi, nonostante il Sorrento credo abbia concesso poco e abbia fatto una partita molto accorta e molto ben preparata. Ti piace essere chiamato George Washington? Non so per quale motivo era conosciuto George Washington, se mi aiuti. Presidente degli Stati Uniti, nonché a dire quando tiro nella Costituzione, poi quello che è stato. In quella veste là, mi ero fermato al Presidente della Repubblica. Mi piace essere a capo della squadra per la quale lavoro, per la quale metto il cuore, per la quale metto
tutto il tempo. In ultimo, per dire l'ultima, dico che ieri mattina sono entrato alle 8 qua per rendere e avere tutti questi collaboratori bravi e bravi per rendere eccezionale sia il pre-gara di ieri che la gara di oggi. Quindi per me è il lavoro, per me è la mia passione, ho lasciato tutto il resto che avevo potenzialmente nel mio futuro, nella mia vita quando ero ragazzo, perché per me il calcio la vivo come missione, come lavoro, come passione a 360 gradi. Grazie.